Amici sportivi di Telegolfo, ben ritrovati, benvenuti al stadio comunale di Maranola, Formia Monte San Biagio, terza giornata di ritorno del campionato di promozione, una gara che vale l'alta classifica, visto le due formazioni, benché distaccate da un punto, sono in terza e sesta posizione, 33 punti per il Monte San Biagio, 36 per il Formia, che vince, continua quella corsa estenuante, in testa alla classifica per le otto sorelle del campionato di promozione. Chi vi parla è Giuseppe Capuano, le immagini sono guidate da Gennaro Vernetti. Le due formazioni sono già al centro del campo per il rituale saluto tra i due capitani. Andiamo a conoscere immediatamente gli 11 titolari. Monte San Biagio con Frascogna tra i pali, 2 Giuseppe Parisella, 3 De Santis, 4 Rinaldi, 5 Panella, 6 Altobelli, 7 Luca Parisella, 8 Fanelli, 9 De Simone, 10 Mallozzi, 11 Cagliazzo. In panca accanto a mister Alessandro La Rocca ci sono col 12 Venturiero, Toti, Turco, Rosati, Giunta Di Franco, Giunta Romeo, l'altro era Giunta Federico, D'Onofrio e Gesmundo. Dall'altra parte risponde la squadra di casa con Avgullo tra i pali, 2 Lucignano, 3 Festa, 4 Pepe, 5 Battaglia, 6 Pasquale, 7 Nulli, 8 D'Aprile, 9 Zaccaro, 10 Petronzio, 11 Basso. In panca a fianco a mister Mauro Parisella ci sono Raso con il numero 12, Bergamo, Autiero, Raspaolo, Tortora, Lucchetta, Sar, Milone e Castiglione. Due gli ex di turno in questa gara, uno per parte, Lucchetta in panca per il Formia arrivato a dicembre, mentre dall'altra parte c'è Mallozzi, anche se proprio un ex non è rischiato a dicembre, proprio Mallozzi, di vestire la maglia del Formia, poi non se ne fece più nulla. Ha indossato però la maglia del Formia 1905 Mallozzi, non in questo stadio. Piccola chicca per gli amanti della statistica, è la prima volta che Formia e Monte San Biagio si incontrano nello stadio comunale di Maranola. Arbitro della gara, l'avevamo elencato, il signor Lupischiri, Albano Laziale, coadiuvato da Calce e Martelluzzi di Cassino e Frosinone. Gara che è iniziata con il pallone giocato dal Monte San Biagio su questo rinvio di Avgul. Prova a gestirlo Cagliazzo, arrivato anche lui nel mercato di dicembre, il numero 11 proviene dall'eccellenza molisana, dal sesto campano, ma era conosciutissimo, ha giocato in questo stadio con la maglia dell'Insieme Ausonia. Sia Pernarella che La Rocca hanno ben messo in chiaro ai propri giocatori qual è l'obiettivo di questa giornata. Un pareggio poco servirebbe da entrambe le parti, perché lì davanti si corre, e visto che si gioca Pontina-Ferentino e si gioca una gara abbastanza facile sulla carta per la Nitrella, si rischia di cambiare testa della classifica, di cambiare battistrada, ma soprattutto di allontanarsi dal primo posto, quello che poi è l'obiettivo acclamato anche almeno per i Formia. Il Monte San Biagio invece sembra voler vivere questo sogno, la squadra del presidente Maddaluna è da due stagioni protagonista nel campionato di promozione. Tanto bello l'iniziativa di Basso, porta palla, la larga per Petronzio, in aria Petronzio, ferma tutto il guardalinee, fuori gioco per Jonathan Petronzio. Tanto era stato bravo però Basso a mettere in moto questo pallone. Rilancio in avanti, lascia scorrere con tranquillità Festa. Duo centrale composto da Battaglia con il numero 5 e il numero 6, si tratta di Pasquale, giocatore under, classe 99 per il Formia. Quindi scelta di Castiglione e Autiero in panca quest'oggi per mister Pernarella. Riparte la squadra in maglia bianco-verde, il pallone messo giù da Mallozzi,
Bella l'apertura al centro dell'area, si deve intromettere sul discorso pallone Festa. Il pallone è stato ben suggerito verso Mallozzi da parte di De Simone. Palla ferma. Alexei Avgul, uno dei migliori profili tra i pali di questo campionato di promozione, giovanissimo, classe 99, appena 20 anni. Tanto Petronzio prova a stoppare il pallone, non ci riesce, interviene per Luca Parisella, fa buona guardia la difesa del Monte San Biagio che prova adesso a gestirla, prova a uscire battaglia sulla linea della mediana, tutto fermo però, basso, la allarga di nuovo per Festa, Festa in mezzo a tre uomini, quasi un torello, perde il pallone, poi giù Caiazzo, l'apertura è panoramica adesso per D'Aprile che prova a far viaggiare sull'altro lato Lucignano. Nulla da fare per lui, il pallone rimane in possesso del Formico. Zaccaro che prova un dribbling, però si auto fa fuori dal possesso di palla, un rimpallo, poi favorisce la difesa del Monte San Biagio, prova a rincorrere il pallone Pasquale, un po' in affanno sulla partenza di Mallozzi, anzi si trattava di De Simone. Va il Formia a giocare sulla mediana di Fino, Zaccaro, Pepe non riesce a far filtrare il pallone, autore del gol che ha regalato la vittoria al Formia nell'ultima gara esterna di campionato, Marchino Pepe. Due gol messi a segno, ma due bellissimi gol abbastanza determinanti per lui. Eccolo proprio in possesso di palla, il numero 4 della formazione formiana, finisce giù, calcio di punizione per lui. Monte San Biagio prova a perdere un po' di tempo, palla a terra e si riparte. Pallone gestito da D'Aprile. D'Aprile fa viaggiare Festa abbastanza alto nel ruolo di esterno di sinistra, dai e vai tra Zaccaro e Petron e Basso, poi il pallone torna all'indietro, ancora Festa deve ricucire all'indietro per Pasquale, chiama in causa Battaglia, difensore goleador. Battaglia fino a questo momento si è sempre contraddistinto in area di rigore, ben 5 le reti messe a segno dal centrale difensore del Formia. Tanto voleva un pallone fuori il Formia, ma nulla da fare, lancio in profondità, bella l'inserimento di De Simone, il tiro lento, fa buona guardia a Vagul, ma bravo De Simone a inserirsi nel cuore della difesa formiana quest'oggi in maglia ma granata. Zaccaro, quasi un nuluk a cercare Basso, si stende Basso, prova a superare il diretto avversario, tentativo di cross che non riesce, allora prova a involarsi ma perde il corridoio per buon intervento di Parisella, ma ancora Basso lotta su quel lato di campo, alla fine alla meglio lui ma fallosamente, quindi palla a terra per la squadra del presidente Maddaluna che recupera un ottimo pallone in chiave difensiva, anche se Basso forse doveva disfarsi qualche istante prima del pallone, ha poi perso l'attimo giusto. Può stendersi allora in avanti la formazione di La Rocca, arrivato in questa stagione alla guida del Monte San Biagio dopo l'ottimo campionato con l'Atletico Idri. Intanto Petronzio prova a entrare al volo, il tiro bello, ottima la parata di Frascogna, non si è fatto sorprendere il portiere, classe 93 da Jonathan Petronzio. Ancora il Formia che prova a padroneggiare il centrocampo, ancora Petronzio, può involarsi, un po' defilato adesso sulla fascia, prova il cross Basso, non può arrivarci Nulli, pallone rinviato dal Monte San Biagio che prova a tirare il fiato salendo velocemente verso la metà campo formiana. Lucignano di prima intenzione non trova il compagno, allora prova a imbastire la manovra la squadra ospite, il lancio in avanti De Simone è un po' defilato, può uscire praticamente a fare il libro a Vgul, fa subito viaggiare Festa. Sali, sali. Festa, poi c'è un fallo sulla linea mediana ai danni del numero 8 D'Aprile, vero e proprio perno del centrocampo della squadra formiana, insieme a Marco Pepe che va alla battuta, lancio avanti per Zaccaro, bomber che è stato assente nelle ultime giornate di campionato, Zaccaro è ritornato però non ne ha risentito per il suo score, perché praticamente Zaccaro è il miglior marcatore del Formia in questo momento con 12 reti all'attivo. L'andata a questa gara finì 2-2, i marcatori furono Mallozzi e Zaccaro, ma con il Formia che trovò il pareggio in rimonta e due doppiette firmate da quelli che poi sono i migliori marcatori di entrambe le squadre, Mallozzi 10 gol e Zaccaro 12, sono coloro che hanno messo a segno più gol nelle rispettive squadre.
Pepe prova a mettere ordine, lo attacca, gli fa sentire il fiato sul collo Parisella, conquista il pallone di Montesambiaggio, prova a involarsi, bello il passaggio, la chiusura di battaglia quasi al limite, può giocarla la squadra di Pernarella che adesso va in affanno con Lucigliano che scivola, può attaccare allora il Montesambiaggio, entra in area, il pallone all'indietro, bella l'azione, bella anche l'intervento del difensore Formiano, ma il pallone resta vivo, forse un fallo, infatti è così da parte di Sasà Caiazzo, pallone che dovrà essere rigiocato. È stato bravissimo il giocatore di Montesambiaggio in Cuneazzi a sfruttare lo scivolone di Lucignano, l'ex suo arrivato in questa stagione a Formia a segno proprio contro la sua ex squadra, l'unico gol realizzato da lui fin qui, pallone lanciato in avanti, Petronzio anticipato secco di testa, prova a portare pressing basso, nulla da fare, Zaccaro la caccia del pallone, rilancia in avanti il Montesambiaggio, battaglia, alza pallone a campanile, non può arrivarci il numero 4 Rinaldi, ma commette fallo su di lui un giocatore del Formia. Palla per Caiazzo, lancio in avanti per Parisella, l'apertura a cercare di padroneggiare la fascia sinistra, c'è un pallone fuori nei pressi della panchina di Pernarella che quasi a sorpresa è rimasto fuori da Spaolo e Castiglione. Non è giocato ancora su quel lato, Lucignano prova a chiudere, buono il dribbling di Parisella, il tiro Avgul quasi al limite, questo pallone è battezzato dal portiere Formiano, Ferrera che comunque sorvola ed esce fuori. Lato sinistro del Formia è un punto abbastanza nevralgico del gioco fin qui. Tutti gli attacchi del Montesambiaggio stanno venendo da quella posizione e sembra che Lucignano sia leggermente in affanno, anche perché di competenza dovrebbe marcare Caiazzo, ma su quel lato sta salendo Parisella spesso e volentieri. Intanto Zaccaro, pallone elegante messo giù, pallone gestito, ma c'è fallo sul numero 8 d'Aprile, fallo commesso proprio da Mallozzi. Può giocarla il Formia col numero 8 Fanelli, anzi il Montesambiaggio col numero 8 Fanelli che va in pressione adesso, ancora una rottura da parte dell'altro numero 8 d'Aprile, uomo ovunque, lancio in avanti, Petronzio esce Frascogna, abbastanza scomposta come uscita del portiere dell'ex Itri, ma ovviamente nevralgica per quella che è la gestione del pallone, rilancia lontano la sfera. Alle soglie del decimo minuto, Lucignano pronto a battere il fallo laterale, si propone Zaccaro, riesce a essere servito, si libera bene Zaccaro, il cross in mezzo, non c'è nessuno, pronto a saltare, pallone che si spegne sul, addirittura in fallo laterale, potrebbe essere un bel passaggio. La rimessa giocata per il Formia adesso, Lucignano prova a sviluppare verso il centro, Zaccaro per poco non riesce ad avventarsi sul pallone, sfera che arriva nelle zone di Avgul, la stoppa per Battaglia, poi la gioca per Pepe, arriva subito in pressione Mallozzi, Battaglia, ultimo tocco di Mallozzi che è addirittura arrivato sulla sfera, consegna un fallo laterale alla squadra formiana che può ripartire sempre con Battaglia. Buono Caiazzo, recupera questo pallone, Mallozzi prova a penetrare, c'è Caiazzo libero, entra in area, alle prese con Battaglia, prova il dribbling, la porta sul sinistro Caiazzo, palla fuori, ci sarà angolo, bravo l'iniziativa Caiazzo, ha cercato il dribbling, è rimasto fermo e puntato in difesa a Battaglia, ha lasciato Varchi, alla fine si è accontentato del calcio d'angolo il giocatore del Montesambiaggio. Pallone che sarà giocato da Mallozzi, attenzione a De Simone, bravo nelle giocate aeree, va Mallozzi abbastanza teso sul primo palo, allontana Zaccaro, pallone verso Petronzio, fa buona guardia Petronzio, messo giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora ancora palla alimentata in avanti, il Formia può ripartire adesso in contropiede, da questo lato c'era basso solo, c'è il fallo però da parte del numero 8 d'Aprile, e
calcio di punizione consegnato dai biancoverdi, che la giocano adesso con Parisella, cercare i propri compagni. Mallozzi tamponato quasi in quella posizione di campo, nulla da fare, l'apertura verso basso, poi può far correre Festa, va il terzino sinistro, arriva su di lui subito Parisella a portare la marcatura. Non c'è fallo in questo caso da parte di Rinaldi, allora il pallone è gestito ancora Parisella di testa. Lucignano formia un po' adesso sconvolto dal punto di vista tattico, prova a rimettersi in sesto con Zaccaro, che però è passato sul lato destro da esterno, mentre al centro c'è Petronzio a fare da punta centrale. Bella qui la giocata di Marchino Pepe, poi da Alessandro per Petronzio, non riesce a inquinarsi tra le linee, buona l'uscita e il tempo di uscita di Altobelli, lanci in avanti di testa e poi prima Festa, cioè prima Pasquale e poi Festa a gestire il pallone. Sale Festa, poi lascia il pallone su per basso, che era rimasto un po' piantato in questo caso. D'Aprile scambia con Pepe, c'è cioè Lucignano dall'altra parte, abbastanza avanzato, chiama in causa Battaglia, il lancio in avanti. Petronzio non può arrivare su questo pallone, si è con l'anticipo del centrale difensivo del Monte San Biagio. Allora ancora Pepe per basso, c'è cioè Festa in posizione offensiva, va il terzino, il cross in mezzo, troppo tagliato, Altobelli allontana, basso, potrebbe ribattere, fatti è così, prova la botta, nulla da fare, chiuso, poi ritorna su di lui la difesa del Monte San Biagio. De Simone a caccia del pallone, lo chiude però Battaglia con un pallone che non trova un proprietario, prova Zaccaro ad anticipare, ma Altobelli è secco in questo rinvio, Pepe la mette giù, nulla da fare, non si passa su quel muro bianco-verde, e allora prova Lucignano a riprendersi il pallone in fallo laterale. Con calma il Formia, con il Monte San Biagio che fa densità dietro la linea della palla. Tanto bello questo pallone per Petronzio, Altobelli lo blocca sul più bello, gli toglie l'ultimo istante, quello buono per il tiro. Allora può ripartire i biancoverdi, bello il sombrero in questo caso da parte di Parisella, saluta Senema, poi commette fallo su Lucignano e ha fatto un bellissimo gesto tattico Parisella con il sombrero ai danni di Pepe. Rimasto a terra Lucignano, forse un colpo al petto per lui, anzi no, sulla gamba il tocco, ma c'è bisogno dello spray magico. Tanto Parisella ne approfitta per dare indicazioni ai propri esterni, soprattutto al numero 7 Nulli, colui che nell'ipotetico 4-3-3 di Parisella occupa il ruolo di esterno destro, dovrebbe essere quello che dovrebbe dare una mano. Poi è gestito per Festa, il lancio in avanti, può rientrare Lucignano, Pepe, Zaccaro non riesce ad arrivare sul pallone, basso, poi messo a terra basso, non c'è nulla da segnare secondo il direttore di gara. Cagliazzo anticipato adesso, prova a riprendersi il pallone, non supera però Festa, va il terzino in posizione offensiva, non si chiude il triangolo, allora si riparte da Pepe. Pepe il cross a cercare Petronzio che è libero, lascia scivolare Petronzio, non trova però Zaccaro, leggermente più distante di quanto credesse Petronzio. Bello intanto qui la giocata di Mallozzi, fa fuori via due difensori, poi si riparte per il Formia, vanno i giocatori in maglia granata, nulla da fare, non filtra la sfera. Gara bloccata sulla mediana, adesso Pasquale si complica la vita, 3 contro 2 addirittura al centro, De Simone dribbla su Battaglia, il tiro, c'è il gol, De Simone 1-0 quando siamo al 15° minuto, 1-0, cambia risultato, lo cambia De Simone, bravo a sfruttare una dormita difensiva da parte di Pasquale, 0-1 De Simone al 15° minuto. Festeggiano i biancoverdi con il Formia che era stato bravo fin qui ad attaccare. Monte San Biagio tutto arroccato dietro la linea della palla, ma ovviamente alla prima giocata, al primo errore difensivo, punita la squadra di Pernarella da parte di De Simone, che adesso porta in avanti il Monte San Biagio e sarà sicuramente un'altra gara con il Formia che, benché stesse attaccando, adesso deve addirittura fare di più, costruire, risalire, richiudere le distanze
mentre Monte San Biagio cercherà ancora di più di arroccarsi. Buono questo pallone per Nulli, l'apertura per Petronzio. Petronzio va a cercare il tiro cross, troppo tagliato però su Frascogna. Blocca il portiere, porta a casa il pallone e fa risalire i suoi. Basti pensare che in questo momento tutta la squadra di Monte San Biagio è dietro la linea di centrocampo. Adesso recupera con Caiazzo e De Simone. Riparte battaglia. Qui il pallone è gestito da De Santis. Va De Santis su lui il pressing. Subisce fallo da parte di Nulli. Subito battuta la sfera per il numero 4 Rinaldi. Rinaldi la fa giocare ad Altobelli. Lancia in avanti, in anticipo battaglia. Ancora Rinaldi. Prolungato questo pallone di testa. Caiazzo di fino. Qui De Simone. Non c'era fuori gioco, secondo il direttore di gara. Deve uscire Avgulla ad anticipare praticamente sull'uscio di casa. Monte San Biagio che lì davanti ha un bel reparto nutrito. Questa è una gara tra due bellissimi reparti offensivi, perché se da una parte abbiamo Basso, Zaccaro e Petronzio, dall'altra parte Caiazzo, Mallozzi e De Simone non sono da meno. Calcio di punizione dalla tre quarti per il Monte San Biagio. Potrebbe addirittura puntare alla porta Caiazzo, lui che ha dimostrato di avere un buon piede da quella zona di campo. Parte Caiazzo direttamente verso Avgull, impatta sulla barriera, prova a tirare di nuovo, nulla da fare, da dimenticare la conclusione troppo tagliata sulla barriera del Formia Calcio. Pallone che 18esimo, quasi 19esimo, ripartirà da Avgul, ma il risultato è cambiato. Lancio di Avgul di testa Altobelli. Festa a cercare Basso, va Basso, si propone Festa in avanti, vediamo se lo vede, nulla da fare, cerca Petronzio, Altobelli di testa, anticipa, pallone torna utile per la gestione di Fanelli. Il lancio in avanti, Pasquale aiuta nell'intercetto battaglia, però c'è Caiazzo sulla sfera, deve tornare sui propri passi. Caiazzo riesce ad anticipare, secco Nulli, ancora Caiazzo, l'ha giocata solo lui, anche se al contrario. Pallone giocato adesso da Rinaldi, prova l'apertura, non la fare, ad aprile, mette giù la sfera, poi si perde il pallone. Lucignano per battaglia, battaglia la cerca ancora ad aprile, chiamato in causa Lucignano. Si propone di essere servito Zaccaro, lo scavetto a cercare Petronzio, il pallone resta lì, l'ultimo tocco non è di Petronzio ma bensì di Nulli. Sfera che termina fuori. Monte San Biagio a giocarla con Caiazzo, il tocco di fino, preda di battaglia però la sfera, il lancio lungo a cercare le lunghe leve di Petronzio, oggi a giocarsela con Altobelli, un cagnaccio della difesa. Senso buono ovviamente. E poi Pepe adesso perde il pallone, può organizzarsi il Monte San Biagio. Mallozzi cerca De Simone di testa, forse fallo su di lui, infatti viene fermato il gioco e arriva l'ammonizione per il numero 8 d'aprile. Primo ammonito al 20esimo d'aprile. Gioco pericoloso per lui. Monte San Biagio che adesso ha virtualmente scavalcato il Formia, salendo a 36. Quella di oggi è una delle ultime giornate con la maggioranza di gare nel matinè. Tante sono le squadre che hanno scelto di giocare nel pomeridiano, tra queste anche il Monte San Biagio, che dalla prossima gara casalinga disputerà le proprie partite alle ore 15 della domenica pomeriggio. Ripartirà Avgul, non si è visto un granché dopo il gol di De Simone da ambo le parti, con una gara bloccata in quel fazzoletto che adesso vedete intasato del centrocampo. Nulli non riesce a intervenire di testa, ancora il Monte San Biagio, calza un pallone a campanile, battaglia, lo schiaccia a terra, fallo abbastanza netto da parte di Mallozzi su Nulli, anzi si trattava di aprile, numero 8 Pasquale, lui pesa l'errore,
del gol in quel disimpegno di difensivo. Palla lanciata verso basso, Zaccaro elegante nello stop, Festa preso in controtempo, non riesce a intervenire sul pallone, palla persa e ripartirà il Formia Calcio in chiave difensiva. Adesso Mallozzi esce bene, arriva su di lui Festa, poi Mallozzi passa ma c'è il fallo da parte di D'Aprile, deve stare attento, il numero 8 è già ammonito. Pallone che ripartirà con la giocata di Rinaldi. Caiazzo prova a farsi spazio, non la fare, Mallozzi a cercare compagno di squadra De Santis. De Santis semina bene il primo avversario, poi torna su di lui Lucignano, Nulli, pallone lanciato in avanti ma Rinaldi fa buona guardia. Adesso ancora il pallone di Monte San Biagio che prova a entrare in area, battaglia, deve uscire lui. Chiedeva il fallo di mano di Monte San Biagio, abbastanza pulito, battaglia nell'intervento, si alza adesso il pallone in rovesciato, lo scaraventa via alla ricerca del pallone Petronzio, c'è adesso Zaccaro come ultimo riferimento in avanti, va a caccia la sfera proprio il numero 9 di testa Festa, ma ancora vita facile Giuseppe Barisella. De Simone la stoppa bene, ritorna al centro per Caiazzo, il tiro, palo per Sasà Caiazzo. Un pallone ghiottissimo, Caiazzo lo mette sul palo. Poteva essere un 2-0 pesante come un macigno sulla testa del Formia. Adesso discutono alcuni giocatori. Cerca l'arbitro di fare da paciere, di riportare la calma e la regolarità nel gioco. Mentre dovrà ripartire il Formia proprio con il proprio estremo difensore. Tanto adesso Lucignano e Caiazzo si chiariscono. Sembra quasi una riunione scolastica con l'arbitro a richiamare i due giocatori. Pallone scodellato, quindi non il rinvio di Avgul che adesso va a intercettare palla. Pesta al rilancio il portiere Festa, passaggio verso basso, esce bene dalla linea difensiva Parisella, si incunea De Simone ma era in fuorigioco l'attaccante. Qui viene richiamato De Simone che ha concluso la palla dopo il fischio, dopo la chiamata del fuorigioco. Il regolamento ci sarebbe l'ammonizione, ovviamente l'arbitro lascia andare almeno per questa volta, richiamato però ufficialmente il giocatore. 25esimo, battaglia per Festa, lo stop a seguire su di lui, pronto ad entrare Fanelli, il pallone resta lì praticamente, poi ennesimo errore da parte di Pasquale che non riesce a far partire il pallone. Poi in affanno in quella posizione Pasquale, anche perché spesso e volentieri i giocatori del Monte San Biagio vanno a pressare il difensore, non lasciano il tempo di ragionare ma neanche di gestirsi. Rimessa laterale, Giuseppe Parisella in battuta. De Simone interviene su di lui basso, finisce a terra basso, poi Mallozzi riesce a far sparire il pallone. D'Aprile interviene bene basso in questo frangente, pallone per Pepe. D'Aprile il lancio in avanti a cercare Zaccaro che prova a incunearsi dalla sinistra, Zaccaro interviene bene, si prende il pallone, non c'è fallo, Zaccaro il dribbling a rientrare, converge il tiro è però fuori, nulla da fare per Zaccaro. Ma Formia torna a un'azione interessante dopo un po' di minuti e lo fa con il proprio uomo cardine Vincenzo Zaccaro. Frascogna senza patemi fin qui la sua gestione di gara. Dietro di lui la curva Coni, ancora più dietro il bellissimo paesaggio del golfo.
si parla di intitolare a Washington Parisi questo stadio, anche se Stadio del Golfo sarebbe un nome bellissimo, perché praticamente da qui si vede tutto dal punto di vista del paesaggio. Non me ne voglia però ovviamente i promotori dell'intitolazione a Parisio, un'altra bandiera di questo Formia, sia da allenatore che da giocatore. Lancio in avanti adesso per Basso, su lui ancora fa buona guardia Parisella, pallone finisce sul fondo. È un Monte San Biagio ordinato quello che ha messo giù la rocca in questo frangente. La squadra è compatta, non ci sono distanze tra i reparti, se non al limite. Intanto viene richiamato Frascogna prima dell'ammonizione, richiamo ufficiale per lui a non perdere tempo nelle operazioni di rinvio. Formia adesso ritorna sul 4-4-2 in questo frangente. Si vede sul campo la disposizione dei due giocatori solamente in attacco. Mallozzi, buono lo stop in mezzo a tre uomini, riesce sempre a passare il numero 10. Cross in mezzo di testa a lontano Cignano, però è un pallone ghiotto per lo stesso Mallozzi. Prova ad allargare il gioco per ritornare su quel lato dove era partito il primo cross con Fanelli. Parte anche il secondo cross, troppo tagliato su Avgul che può tranquillamente gestire il pallone. Va a far ripartire il portiere, ma tutto bloccato. Allora riparte con Parisella. Pepe, festa. Ancora Pasquale, cercare Zaccaro di testa, riesce a toccarla, Basso prova ad accentrarsi, torna sui propri passi, deve cercare all'indietro Festa, subito trovato, anzi è Pepe, c'è Zaccaro, lascia un po' di ossigeno Parisella adesso. Zaccaro però si incaponisce per passare su quel lato, non passa la chiusura da parte di Parisella, classe 2000. Pasquale la larga per D'Aprile in verticale a cercare Petronzio, in lotta con Altobelli. Petronzio riesce a tenersi il pallone, lancia in avanti per Nulli, sovrapposizione Lucignano, ha fatto buona guardia però la difesa del Monte San Biagio, concede credo la rimessa laterale, non il corner, infatti è così, solo rimessa. 29esimo, rimessa che sarà di Lucignano, giocherà corta su Nulli, su Petronzio. Va a cercare Petronzio in mezzo, un pallone alzato a campanile, Frascogna esce tranquillamente a prendersi la sfera, fa risalire i suoi il numero 1 Monticellano. Rilancio sulla metà campo di testa, battaglia, anticipa tutti ma c'era stato il fallo di Mallozzi su Pepe. Il Formia avanza di tantissimo il punto di battuta, ma ovviamente fa parte del gioco delle parti. Pallone che va a cercare Festa, la mette giù il terzino, pronto a crossare, parte un cross da tre quarti, Zaccaro non riesce a intervenire, Petronzio, pallone tra i piedi, c'è una mano, l'arbitro blocca tutto, credo che sia punizione dal limite, non se l'è sentita di chiamare il rigore il direttore di gara, anche se era leggermente più avanti la posizione del fallo, ma credo che sia la punizione il giusto richiamo. Lo rivedremo poi nella moviola, nel mio violone, ma ovviamente sperando che ovviamente sia venuta in camera l'immagine del tocco sul tentativo di cross di Petronzio. Calcio di punizione in una posizione interessantissima per uno dai piedi fini come Marco Pepe. 30esimo minuto, Formia la possibilità di rimettere sull'uno pari la gara. Sarà Pepe a batterla, o Pepe o Zaccaro? Barriera che ha recuperato qualche centimetro. Parte Pepe, il pallone a rientrare, Frascogna la para, poi torna Petronzio sulla sfera, ma ottima la parata di Frascogna che rimane immutate le cose, 1-0 ancora, ma a favore degli ospiti, col Formia che prova a bussare, lo fa in maniera convincente adesso con Pepe. Adesso pallone sul fondo, cercava un tocco Petronzio, infatti c'è la correzione dei guardalinee, ci sarà calcio d'angolo.
pronti a buttare un altro pallone pericoloso al centro dell'area. Attenzione a battaglia, difensore goleador. Prova a prendere il terzo tempo, lo segue Altobelli. Pallone in mezzo, Frascogna esce quasi in tuffo. Poi bravo in questo caso il giocatore del Formia, si tratta di D'Aprile, rilanciare in avanti Pedronzio, prova a stopparla, ci sono due uomini su di lui, riesce a passare Pedronzio, però deve metterla in mezzo, adesso non passa, c'erano addirittura quattro uomini adesso a chiudere sulla palla. Festa di testa, pallone alimentato, ancora il numero 3 che torna sulla sfera, ma si è alzato tantissimo il Monte San Biagio, subito a cercare il pressing. Di testa, battaglia, riesce a servire, poi la rovesciata per Pedronzio, si incunea per vie centrali Pedronzio, sbaglia adesso, ma si è alzata la bandierina del guardalinee che blocca Pedronzio. Non aveva fatto la scelta giusta Pedronzio, forse lì bisognava tirare di prima intenzione, si è andato a chiudere nel traffico. Ovviamente l'idea era buona se il pallone passava, ma ci ha pensato il guardalinee ad annullare tutti i sei, mai perché. Altobelli la gioca per Rinaldi, pallone messo in avanti per Mallozzi, eterno uomo cardine per la squadra del Monte San Biagio. Festa adesso, prova l'accelerazione, a metri da percorrere, costringe Fanelli a inseguirlo, tentativo di cross, è chiuso adesso per Festa, ne guadagna comunque una rimessa laterale alla squadra di Bernarella. Pepe può prendersi il largo adesso, messo giù, c'è fallo, fallo commesso da Mallozzi, altro calcio di punizione, altro punto interessante quello, anche se c'è un bel po' di distanza tra i pali di Frascogna e il pallone, lì sicuramente si cercherà una conclusione di potenza. Infatti c'è Zaccaro, Basso e Pepe sulla palla. Si allontana poi il centravanti numero 9. Sembra più propenso alla battuta a basso. Anche Pepe lascia il punto di battuta. Basso rientra il suo pallone, ma lontano dal 7 di Frascogna. Nulla da fare, potrà ripartire Frascogna a rilanciare per i suoi. Lanci davanti del portiere, Festa, poi la chiusura da parte di Simone, non può passare il pallone, sarà sempre Festa a giocarla. Lancio in avanti, Pedronzio di testa, attiva un bel pallone, c'è la chiusura su Zaccaro da parte del numero 5 Panella, pallone che resta attivo per il Formia, bravo in questo caso Pedronzio, forse il gioco pericoloso proprio di Panella, ma l'arbitro lascia continuare, potrà giocare la battaglia, si rifugia in fallo laterale il Monte San Biagio, che adesso sta vivendo minuti d'apprensione con il Formia sempre più propenso in avanti. Non è passato verso Festa, Festa che ha un buon margine su quel lato di campo, Basso tentativo di cross per Pedronzio, anticipato adesso proprio da Panella, poi Festa consegna il rinvio alla difesa del Monte San Biagio, potrà rinviare Frascogna. 35esimo, 10 minuti prima del riposo, sempre il Monte San Biagio in avanti dopo il gol segnato praticamente mezz'ora fa dal giocatore numero 9. Va Frascogna di testa, bravo in questo caso D'Aprile, lancia praticamente a un campanile, poi ancora D'Aprile, fallo non visto dal direttore di gara, poi Lucignano ritorna in possesso di palla in Formia. In avanti Zaccaro ci crede, bravo Panella a chiudere in questo caso, Caiazzo alimenta l'azione, c'è battaglia però sulla sfera, rilancio in avanti, in fuorigioco Zaccaro può tranquillamente rincorrere il pallone Parisella, neanche troppo convinto Basso, il lancio è preso di Festa,
poi d'aprile per Pepe, poco cercato Nulli in questa fase di gioco. Tanto Zacca non riesce a intervenire per pochissimo su questo bellissimo passaggio. Nulla da fare per il Formia in questo frangente, con Frascogna che può far ripartire per Parisella. Classe 2000 Parisella, un ottimo elemento, 19 anni adesso, con un bel po' di stagioni in avanti per giocarle da under. Festa, il lancio in avanti, la chiusura, la parte di Panella di petto elegante, mette giù, può far ripartire in avanti i suoi, ma il pallone non prende forse la traiettoria che voleva. Può tranquillamente rincorrere Avgul per il rinvio dal fondo. 0-1, il Monte San Biagio sta portando via una gara fin qui giocata bene, ben preparata e con un gol costruito dal proprio trio d'attacco. Webber è clamoroso la vittoria qui a Formia per il Monte San Biagio. Intanto Zaccaro spizza un ottimo pallone, Pepe alza un improbabile campanile, Caiazzo di testa a battaglia riesce a intervenire, poi Lucignano chiude l'iniziativa d'aprile, arriva su di lui subito Fanelli, ancora d'aprile per il passaggio di battaglia Nulli, tutto chiuso, deve ricominciare proprio dal suo centrocampista numero 8, basso, lascia scivolare il pallone, c'è Zaccaro adesso dopo il passaggio di Festa, alimentata ancora con Festa, si chiude un triangolo largo praticamente, il cross di Festa, c'è ancora un braccio, altro calcio di punizione, questa volta il braccio è quello del numero 8 Fanelli, forse un cartellino l'avrei alzato per il direttore di gara, visto che è la seconda occasione che capita su questa base. Pepe pronto a battere il calcio di punizione, altra posizione interessante, altra posizione ghiotta per battaglia, già pronta a staccare al terzo tempo, su di lui però c'è Altobelli, si forma il traffico, Pepe, pallone in mezzo, non ci arriva a battaglia, anticipato un avversario, poi Petronzio prova ad alimentare l'azione, ci sarà rinvio però, nulla di fatto. Frascogna pronto a rinviare mentre siamo alle soglie del quarantesimo. Però è rinviato corto per Altobelli. Per lui il compito di contenere battaglia sui calci piazzati, invece quello di marcare Zaccaro nel momento in cui... Intanto il pallone qui, c'è il gol di De Simone, 2-0, secondo errore consecutivo da parte di Pasquale. 0-2 al quarantesimo, De Simone firma la doppietta. E ancora Formia punito, De Simone che mette a segno il settimo gol stagionale e porta sul 2-0 il vantaggio da parte degli ospiti. Paga ancora una volta il centrale. Adesso Pernarella cambia tutto, Pasquale va a fare l'esterno di destra, Lucignano l'esterno di sinistra, mentre al centro ci va Festa. Pallone che ripartirà da centro per il Formia Calcio, che adesso è sotto 2-0. Contro il Monte San Biagio, bravo e cinico a sfruttare due errori della difesa, due errori purtroppo dello stesso giocatore. Pasquale, passaggio all'indietro per battaglia, adesso il pubblico sembra quasi voler la testa di Pasquale, ma ovviamente ci può stare la giornata no per un giocatore, ci può stare l'errore, ma adesso bisogna stare attenti a non condizionare il numero 6. Anche perché più gli si mettono gli occhi addosso più rischia di sbagliare. D'aprile, il cross in mezzo, Frascogna anticipa tutti, sale in cielo, commette fallo su di lui Petronzo secondo il direttore di gara, signor Lupischi di Albano Laziale.
2-0 per il Monte San Biagio. Nessuno se lo sarebbe aspettato. Frascogna al rinvio di testa Pasquale, pallone che arriva verso Petronzio, fa buona guardia, ripeto, Legante lo mette giù, c'è il fallo da parte di Fanelli, calcio di munizione che potrà essere battuto da Pepe. Poi Monte San Biagio ancora più arroccato adesso all'indietro, pallone avanti per Zaccaro, messo giù, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Festa di testa, allontana il pallone, poi la Pernarella la gira in una zona dove c'è un giocatore del Formia, si trattava di Nulli, cercare Petronzi, alto Belli, anticipa bene, ancora Nulli, il pallone era buono, Pasquale potrebbe crossare, infatti è così, ma sbaglia nettamente il tentativo, mentre Pernarella ha mandato a scaldarsi due giocatori, uno di questi è Sar. Sar potrebbe essere un'alternativa, visto che è un classe 98, potrebbe essere un'alternativa proprio al giocatore numero 6. Pallone che ripartirà da Frascogna. Festa alza un campanile, troppo fuori il pallone nella traiettoria. Rimessa che sarà per Parisella e compagni. Pallone per Mallozzi, basso, fa buona guardia su questa sfera, il passaggio però per l'altro Parisella, Luca. Allora Mallozzi lancia in avanti, c'è la chiusura di Festa, subito reinventato, centrale difensivo, Festa, passaggio per Pepe, a cercare basso, anticipato secco da parte di Rinaldi. Allora Mallozzi può cercare di andare via, passaggio verso Cagliazzo, prova a rientrare sul sinistro, Cagliazzo va al tiro comunque, pallone che finisce alto, ci sarà comunque corner per un tocco del giocatore del Formia. Corner sul quale si porta Mallozzi, 44esimo, un minuto al recupero, dovrebbe esserci un solo minuto probabilmente per il direttore di gara. Di testa Zaccaro, pallone che rimane comunque lì davanti in attacco, c'è il fallo però ai danni del numero 8 d'aprile, bisognerà ribatterlo il calcio di munizione, anche perché d'aprile è rimasto a terra, è stato colpito alla testa, quindi il direttore di gara va a sincerarsi immediatamente delle condizioni del giocatore del Formia come dal regolamento, mentre il segretario Pasquale Cogliandro è pronto lì a segnalare i minuti di recupero. Uno sarebbe troppo poco, però l'arbitro sembra indirizzato verso questa decisione. Festa ancora in affanno la difesa del Formia con la linea difensiva che non sembra essere all'altezza, tanto segnalato un minuto di recupero solamente, due gol, ma forse sono pochi, un minuto solamente di recupero almeno per questo frangente, ma ovviamente detto di gara alle redini della gara al momento. Pepe lancia in avanti a cercare Petronzio, la velocità, anticipato secco però Petronzio dalla chiusura dell'avversario che adesso va a ripartire, si trattava di De Santis. Cagliazzo prova ad ubriacare Parisella, ancora Cagliazzo, porta il pallone sul sinistro, lo scodella in mezzo, di testa esce bene in battaglia, poi basso per Petronzio, c'è Zaccaro sul filo del fuorigioco, De Santis, pallone che arriva comunque a Zaccaro ma c'è fuorigioco, era al limite Zaccaro, forse è stato pescato proprio nel momento del passaggio in fuorigioco, era lì che faceva capolino tra i difensori del Monte San Biagio. Fatto sta che il pallone torna utile per i biancoverdi del presidente Maddaluna, battaglia elegante di petto, l'arbitro dice che può bastare così, si torna negli spogliatoi, si torna magari a ragionare tutti insieme per il Formia, anche perché il punteggio dice che il Monte San Biagio come l'andata è avanti con una rappetta, questa volta è De Simone, ma il Formia in difesa ha dimostrato veri e propri sbandamenti e picchi di disattenzione mostruosi. Linea che va alla ripresa.
Si torna in campo, allora due cambi subito all'inizio secondo tempo. Vanno in campo per il Formia Calcio Sar e Tortora. Vanno fuori D'Aprile e Nulli. Questi due cambi chiamati da mister Pernarella. Quindi rimane in campo, quasi a sorpresa, Pasquale. Sembrava lui destinato ad uscire, invece no. Formia che adesso dovrebbe essere molto più offensivo. L'arbitro è pronto a dare l'inizio al secondo tempo. Si inizia adesso. Pallone giocato da Monte San Biagio, che attaccherà da destra verso sinistra. Nessun cambio per la squadra monticellana. Pallone che adesso arriva a comodo per Avgul. Pasquale, proprio per Zarro, va il centrocampista. Cerca di passare su Mallozzi. La chiude bene il capitano del Monte San Biagio. Sar costretto a inseguire, poi il passaggio in avanti. Festa, gioca lui come centrale difensivo a fianco a Battaglia. Pernarella che ha dovuto fare i conti anche sull'assenza da parte di Castiglione. Fortunio in settimana per lui. Altobelli rinvia corto su Parisella, riesce in qualche modo a far filtrare il pallone Parisella, poi la palla rimane lì. Petronzio, ancora un pallone conquistato da parte della squadra monticellana con il numero 3 De Santis. Poi la chiusura di Battaglia in avanti, Altobelli di petto mette giù la sfera. Altobelli lancia in profondità, De Santis che non riesce a intercettare. Poi Cagliazzo la caccia del pallone. Pasquale prova a chiudere, pallone che rimbalza proprio sul giocatore numero 6 del Formia. Palla fuori. Ha cambiato il centrocampo Parisella adesso. Quasi un trittico dietro a Zaccaro, punta centrale, quello formato da Tortora con Basso e Petronzio. Tanto il pallone è proprio intercettato da Basso. Va il numero 11, non riesce a filtrare. De Santis, anzi Parisella, prova a mettere in mezzo, allontana Festa, poi Petronzio. Non passa la sfera Mallozzi, partita da 7 per lui fin qui. Va Mallozzi, indiavolato, prova a mettere in mezzo di sinistro, pallone teso in mezzo, non ci arriva nessuno. Può ripartire Festa. La Festa la scambia con Pepe, va a cercare in avanti Basso, però il pallone si ferma in fallo laterale. Un Formia che deve ricucire, sotto di 2-0 adesso. Pepe per Basso a cercare Tortora, tocca il suo primo pallone, il numero 16. Pallone che finisce però fuori, ultimo tocco proprio del 16 formiano. Luigi Tortora, classe 2001. Pallone trovato da Pepe, Zaccaro, buono per Tortora, la chiusura del Monte San Biagio. Alimentata ancora, è in gioco Basso, possibilità di cross, c'è Petronzio su quest'altro lato. Basso preferisce andare dietro da Pepe. Pepe la gioca su Sar, di qua c'è abbastanza spazio per Pasquale che potrebbe cercare il cross, esce su di lui Cagliazzo. Passaggio a cercare Petronzio, riesce a intervenire, poi su di lui Altobelli, la chiusura è fallo laterale. Un pressing difensivo impeccabile del Monte San Biagio adesso. Praticamente c'è Cagliazzo quasi a fungere da terzino quando ce n'è bisogno. Un po' così, quasi tutto campisti i giocatori del Monte San Biagio. Poi ovviamente in fase d'attacco ognuno prende il suo ruolo. Palla avanti a cercare di Simone, Battaglia taglia fuori il giocatore che precipita a terra, commette fallo Battaglia su De Simone. Sembrava un pallone comodo, intanto De Simone chiede il cambio. Non ce la fa De Simone. Chiede il cambio alla Rocca, si rialza il numero 9, ma problemi al quadricipite, sembra accusare. Calcio e punizione, posizione interessante per il cross in mezzo, anche se De Simone sembra ormai fermo. Potrebbe pescare la carta a Gesmundo mentre si accascia Di Simone, non ce la fa.
Si rialza De Simone, dovrà raggiungere il fondo del campo o almeno l'uscita presso la panca. Porta a casa 2 punti, ma si infortuna De Simone, sale a quota 7 gol, accompagnato dai cori dei propri difensori, propri supporters, propri tifosi. De Simone, mentre è pronto un cambio anche nel Formia, tolto la canotta il numero 14, Autiero, Ciro Autiero, quindi un innesto difensivo. Allora, quinto della ripresa, dentro il numero 20 Gesmundo, al posto del numero 9 De Simone, fuori il 2 per il 14 per il Formia. Lucignano per Autiero. Autiero che dovrebbe andare a prendere di nuovo il posto al centro della difesa, con Pasquale che rimane esterno di destra e Festa che torna sulla sinistra. Pallone crossato sul primo palo, Cagliazzo la gira in mezzo, Autiero, primo intervento, palla che rimane lì, però il tiro di Gesmundo, rimpallato, Battaglia, ancora libero il pallone, poi mette la parola fine all'azione il Monte San Biagio con questo tiraccio. E qui c'è qualcosa da capire, perché Pernarella manda dentro Autiero, la scelta che era stata un po' contestata qui in tribuna, la scelta di Pasquale al centro della difesa all'inizio e Autiero fuori. Autiero che di professione fa il centrale difensivo, arrivato a dicembre. Tanto Petronzio prova a lottare su questo pallone, Sarra alimenta, passaggio buono per Tortora, Tortora il cross in mezzo e c'è appostato lì per il gol del Formia, accorcia le distanze il numero 11, Basso, sesto minuto e 2-1 il gol, lo mette dentro Basso dopo che Sarra aveva insistito recuperando palla, cross in mezzo e c'è il gol, 2-1. Il rimonta il Formia, adesso prova ad accorciare le distanze, Parla che torna a centrocampo. Hanno qualcosa da dire i giocatori del Monte San Biagio, il direttore di gara, ma fatto sta che adesso il punteggio è di 2-1. Possono festeggiare i tifosi del Formia almeno per il gol che riduce le distanze. Si riparte, pallone toccato da Gesmundo, arrivato dallo Sporting Club Vodice, lancio in avanti del Formia, Zaccaro sulla linea, fuori gioco, adesso si alza la bandierina, poteva starci il fuori gioco su questo rilancio, fatto sta che il direttore di gara ha aspettato, anzi il guardalinea ha aspettato che Zaccaro entrasse in possesso di palla per poter alzare la bandierina. Pallone che è stata da giocare, tanto era fuori per il Monte San Biagio Altobelli, pallone lanciato in avanti da Parisella, su questo lato c'è Cagliazzo che potrebbe controllarlo, infatti è così, rientra sul sinistro Cagliazzo, dribbla 2 giocatori, poi Avgul ci mette una pezza, 8° minuto, Sasa Cagliazzo si presenta su Avgul, non riesce a mettere dentro dopo il palo del primo tempo, ne scaturisce però un corner. Ancora Pasquale, tanto Avgul di pugni allontana questo pallone in una zona dove c'è Basso, può controllare Basso, lo mette giù Parisella, subito il calcio di punizione per il Formia, già battuto per Basso, pallone che termina fuori, ultimo tocco di mister La Rocca. Sfera su Sar, tanto c'è uno striscione per da parte del Formia, ciao Manuel,
basso, scambia con Zaccaro, passaggio in avanti, c'è libero Petronzio, in possesso di palla Petronzio, si ferma, non c'è nulla secondo il direttore di gara, ma che si è mangiato Petronzio in questo caso? Lui che è un rapace d'aria doveva metterla dentro, di prima intenzione. Formia vicinissima al pareggio con Petronzio, tanto Pepe porta a passeggio il pallone Festa, è un Formia più convincente dopo i cambi di questo secondo tempo. Festa, tanto ci sono dei battibecchi in panca, qui ruba bene il pallone Cagliazzo, può partire il Monte San Biagio, la sfera per Cagliazzo, prova ad ubriacare, supera Otiero, il sinistro a mettere in mezzo, è un pallonetto che però termina fuori. Tanto hanno qualcosa da dirsi le due panche, l'arbitro blocca il gioco. Dovrà rinviare Avgullo, ma l'arbitro ha bloccato il gioco, chiama alla calma le due panchine. Pepe a colloquiare con il direttore di gara. Adesso ritorna l'arbitro al centro del campo per giocare. Squadre praticamente in un fazzoletto. Tra Zaccaro ha qualcosa da dire al direttore di gara, lui che è capitano. Ripartirà Avgul in questo rinvio. Pallone a cercare Petronzio, anticipato dal Tobelli, non c'è fallo secondo il direttore di gara, pallone che torna nelle disponibilità del Formia. Giocato verso Pepe, la sfera esce male Mallozzi, un po' più appannato confronto al primo tempo, Pepe dalla lunga distanza, pallone che scende con un attimo di ritardo, sarebbe stato stupendo se fosse sceso un attimo prima quel pallone. Tanto Altobelli e Zaccaro hanno qualcosa da dirsi. L'arbitro segue l'attaccante del Formia, un po' di nervosismo in campo in questo frangente. Si ripartirà con Frascogna, rinvio che spiove sulla mediana, di testa Gesmundo allunga, battaglia, virgola un po', ma può servire per Basso, riesce a intervenire, poi c'è il ritorno su di lui di Rinaldi, serie di scontri, poi Tortora prova ad alimentare l'azione, ancora Tortora, deve rifugiarsi all'indietro per Pepe, la apre per Sar, su questo lato c'è Petronzio, Sar la sua sterzata, riesce comunque a tenere un attimo il pallone, lancio in profondità, Gesmundo, palla lunga e pedalare, su di lui c'è Battaglia, va Gesmundo, deve rientrare, riesce per un attimo a passare ma torna a Battaglia, è tutto chiuso, Battaglia elegante, bravo su questo disimpegno, pallone lanciato in avanti, il dai e vai che porta la palla verso Zaccaro, non ha un controllo felicissimo il numero 9. E poi c'è l'entrata forse fallosa di un giocatore di Monte San Biagio, lascia l'arbitro andare all'inglese, passaggio in avanti per Tortora, prova a inseguire la sfera, messa fuori da parte di Panella. È un Formia molto più convincente adesso però, Basso prova a metterla in mezzo, di testa al Tobelli, esce bene, palla al mittente, ancora Basso, controlla, supera bene il diretto avversario, si rattava di Fanelli, il controllo da parte di Tortora, ancora Basso, si rimane libero, ancorato a terra Basso, non passa, poi c'è questo dribbling secco che porta il Monte San Biagio, l'intersezione, 4 contro 3, Cagliazzo prova a puntare Pasquale, rientra, poi il tiro di sinistro, abbastanza lontano dai pali. Monte San Biagio che ha mandato a scaldare tutta la panca. Avgul rinvio, di testa fa buona guardia De Santis, pallone che si spegne fuori, sarà Pasquale a rimetterla in gioco, non gli è capitato un avversario tanto comodo quest'oggi per Pasquale di fronte a Sasa Cagliazzo. 12 gol nell'eccellenza molisana per lui, poi l'approda a Monte San Biagio nel mercato di dicembre. Tanto Mallozzi un po' calato, ma comunque resta una bella partita la sua,
Pepe prova a illuminare il passaggio che filtra per Zaccaro, deve rincorrere la sfera. Zaccaro non riesce a tenerla in campo, non c'era stato nessun tocco, quindi ha dovuto per forza cercare gli straordinari Vincenzo Zaccaro. Formula che può rammaricarsi dell'errore di Petronzio di poco fa, ma ovviamente punteggio ancora di 2-1, tutto aperto. Invidi Frascogna, anticipato Sarda, Gesmundo, Caiazzo consegna il pallone a Parisella, va Luca Parisella, non trova il compagno, prova ad autolanciarsi praticamente, poi esce bene, Festa, tenace, Tortora, forse il fallo su di lui, l'arbitro chiama il fallo, unico ammonito fin qui. Si tratta di D'Aprile che adesso è stato sostituito, nessuna ammonizione, una gara comunque maschia. Controllo di Pasquale, ancora Pasquale di testa, pallone che rimane lì in quella zona, Tortora non riesce a intervenire, Pasquale perde la sfera, può ripartire Mallozzi, va Mallozzi, passaggio verso Caiazzo, ancora dietro Mallozzi, cambia il gioco a cercare Gesmundo, lascia filtrare il pallone ma non c'è nessuno su quel lato di campo, anche perché Fanelli praticamente funge da centrocampista quasi arretrato. Battaglia per via centrale, esce ben alto Belli, cicca per il pallone, spazza via Panella, pallone che torna da Avgul che fa subito rimettere in moto Autiero. Autiero per Zara che ha cambiato posizione, lancio in avanti, si spegne tra le braccia di Pernarella. Rimessa per i Monticellani, Sarra di testa, alza il pallone, di testa ancora Petronzio, riesce a intervenire, non ci arriva Zaccaro, commesso fallo però Vincenzo Zaccaro, e qui l'arbitro alza il cartellino giallo ai danni di Zaccaro, leggermente nervoso in precedenza Zaccaro, ma viene ammonito al sedicesimo del secondo tempo, ammonito Zaccaro. Un po' di dubbi su questa metrica, anche perché l'arbitro sta lasciando andare un bel po' di falli, forse Zaccaro paga il cumularsi di qualche richiamo precedente. Calcio di punizione, Panella per Altobelli, lancio in avanti, Pasquale anticipo ma concede il corner il difensore numero 6. Si arrabbia Pernarella, ma in questo caso ha poco da recriminare il mister del Formia. Calcio d'angolo, Mallozzi sul secondo palo, di testa la chiusura da parte di Autiero che battezza bene il pallone, poi c'è il fallo di Gesmundo proprio su Autiero, potrà battere Avgul subito, palla a terra per il proprio numero 4 Pepe. Bisogna ribattere però secondo il direttore di gara, il pallone non era fermo, adesso si riparte, bisogna giocarla fuori dall'aria. Pepe per Zar, torna su Battaglia, addirittura a cercare Avgul, il rinvio del portiere in zona Petronzio, Petronzio riesce a far filtrare ma non c'è nessuno per lo scambio nello stretto. Altobelli, palla al piede, in mezzo per Mallozzi, ha buone possibilità di passare Mallozzi in questo caso, messo giù Parisella, Caiazzo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, Sarra si perde la sfera, all'inglese l'arbitro praticamente si contano i feriti a terra ma lascia proseguire. Controllo da parte del numero 8 Fanelli, poi palla fuori, ci sarà corner per il Monte San Biagio quando siamo quasi al ventesimo del secondo tempo, 25 minuti ancora a disposizione per trovare il pari o per chiuderla definitivamente per il Monte San Biagio. Tanto si attende la battuta del corner, va Mallozzi pronto a far partire i suoi. Pallone rientrare Avgul, para, fa ottima guardia, cerca i suoi in avanti ma deve poi ritornare sui propri passi. L'arbitro blocca tutto,
pallone era uscito sul corner, il pallone era uscito. Autiero cercare in avanti Festa, con Autiero si torna da Avgul, deve avere delle più chiare in avanti il Forna se vuole raggiungere il pareggio. Adesso Avgul, pallone basso, anticipa secco sul pallone Rinaldi, poi Mallozzi prova a rientrare, c'è Cagliazzo sul filo del fuorigioco, ancora Mallozzi, Sar lotta su di lui, non c'è fallo, torna Pepe sulla palla, la fa sua, porta a passeggio la sfera Pepe, il passaggio a cercare Zaccaro, alza la sfera Zaccaro nel controllo, si intromette Parisella, poi rilancia in avanti Petronzio a caccia della sfera, riesce a intervenire in anticipo su Altobelli che lo mette giù, rimessa laterale, ultimo tocco di Altobelli, non c'è fallo su Petronzio in questo caso. Ci sta nella metrica del direttore di gara che sta lasciando proseguire spesso e volentieri, quindi rimessa laterale Pasquale, battuta per Sarro verso Petronzio, lo scavetto non supera per Altobelli, non si fa sorprendere, rinvia Rinaldi in avanti, c'è Autieri in anticipo, Gesmundo in attacco, palla a cercare Festa di testa, il difensore non riesce a intervenire, Tortora, poi pallone che torna a Mallozzi, sempre pericoloso, prova a rientrare su di lui Festa, Mallozzi si ferma, serve Gesmundo, Gesmundo fa risalire i suoi su Fanelli, Gesmundo all'indietro ancora, il pallone gestito da Monte San Biagio che non ha nessuna intenzione di anticipare le manovre, ma ovviamente cerca il gol della serenità, De Santis per Mallozzi, la botta colpisce Parisella, Cagliazzo, tutto è chiuso, battaglia, può rinviare, Rinaldi prova ad alimentare l'azione, Petronzio con un sombrero su De Santis, pallone alzato a campanile, la caccia a Zaccaro, esce ben Altobelli, torna da Petronzio praticamente la sfera, allarga a cercare su quel lato basso che gode di una buona libertà, cioè in sovrapposizione Festa, basso, preferisce rientrare, passaggio per Pepe, Pepe porta a passeggio il pallone, sbraccia con Rinaldi, il tiro di Tortora, Murato, Sar, c'è libero Festa, lo cerca e lo trova Sar, ancora Festa, deve ritornare sui propri passi perché il Monte San Biagio è tutto arroccato all'indietro, adesso prova il forma ad allargare con Pasquale, lo stop non è dei migliori, Cagliazzo subito in chiave difensiva, non filtra il pallone, ultimo tocco di Cagliazzo, anzi no, di Pasquale, pallone che sarà giocato dal Monte San Biagio, Rinaldi lo scambio con De Santis in avanti a cercare Desmundo, Cagliazzo, poi il pallone servito all'indietro da parte di Festa, deve allontanare Avgul, Petronzio, e qui c'è il fallo da parte di Altobelli, calcio di punizione guadagnato da Jonathan Petronzio. Mentre si è fatta fredda la temperatura qui al comunale di Maranova. Pallone che deve indietreggiare. Pepe è pronta a scareventare in mezzo. Un cross sul quale servono le torri del Formia. Parte Pepe. Pallone corto ora in questo caso, sbaglia nella traiettoria il numero 4, c'è Sar avanti, preferisce rientrare sul sinistro, mette bene adesso in mezzo il pallone Pepe, battaglia, l'arbitro blocca tutto per un fallo di confusione, forse aveva toccato un avversario Tortora, ha fatto stack, il 23esimo, si spegne questa azione, calcio di punizione che sarà da battere per Frascogna. Scogna la gioca nello stretto per Altobelli, Filippo Altobelli va il difensore classe 94, lancia in avanti, pallone lanciato ma rimane in quella zona, Mallozzi da dove si trova adesso calcia, Festa mette giù, buona partita del numero 3, abbastanza duttile, Tortora per un attimo arriva sul pallone, adesso Zaccaro va il numero 9, prova a rendersi pericoloso, passaggio per Tortora, non si concretizza però,
la giocata, è pronto da Spaolo, però si sta scaldando il giocatore del Formi, esterno, proprio per prendere il posto di Basso probabilmente. Adesso servito proprio Tortora, non c'è nessuno in mezzo, si rifugia fuori il Monte San Biagio con Panella. Sale il pressing, sale il ruggito del comunale a cercare il pareggio per il Formia. Non servirebbe a niente un punto alla squadra di Pernarella, ma il primo dogma è quello di non prenderle nel calcio. Calcio di punizione, 24esimo, pallone teso in mezzo, esce Frascogna con i pugni, allontana, non c'è nessuno pronto a prendere la ribattuta. Allora può ripartire il Monte San Biagio, cercare Cagliazzo, palla lunga, le prese con Autiero, va Cagliazzo, baricentro basso per entrambi i giocatori, alla fine Autiero tocca, mette in fallo laterale. Rimessa che sarà per il Monte San Biagio, Guadalina che ha corretto la propria scelta due volte. Sale il Monte San Biagio. Autiero anticipa l'avversario, poi pallone lungo adesso. Non ci arriva Zaccaro, ma c'è fuori gioco secondo il direttore di gara. Strano in questo caso la chiamata del fuorigioco. Calcio di punizione. Lo batterà Frascogna, praticamente nei pressi del centrocampo, portiere del Litri. Pallone verso Gesmundo, Avgul. Non guarda verso la porta Avgul. Poteva quasi provarci perché Frascogna era in gita scolastica presso il centrocampo. Non si è fidato Avgul. Festa il lancio in avanti a cercare Petronzio, seguito da Panella. Petronzio mette giù la sfera, rientra il cross, tutto chiuso, ancora Petronzio prova a cercare il fondo, rinvio, ultimo tocco di Petronzio in questo caso, non ha trovato compagni in aria forse Petronzio, e arriva il cambio, esce proprio Petronzio, fuori il numero 10, 26esimo, fuori Petronzio. È entrato Raspaolo per la squadra ospite, maglia numero 15 Raspaolo. Esterno d'attacco Raspaolo, fuori Petronzio. Esce molto nervoso il numero 10, a da recriminare sul gol mancato, potremmo definirlo così, questa prima parte di secondo tempo. Autiero appoggia verso Avgul. Comunque rientra nella giornata non certo favorevole per il Formia la prestazione di Petronzio, in linea con gli altri compagni. Quando si perde tutti insieme. C'è chi sbaglia di più, chi sbaglia di meno, ma ovviamente è tutta la squadra che percepisce un risultato. Pallone per Pasquale. Recupera metri di campo, il pallone verso Tortora. Mette giù Tortora, non c'è un controllo da parte di nessun compagno. Panella, Altobelli, cercare De Santis, il lancio in avanti. Autiero interviene bene, anticipa Gesmundo. Pallone per Rinaldi, si gira, anzi Mallozzi si gira bene, cade a terra Mallozzi, subisce fallo da parte di Raspaolo. Mallozzi che comunque è stato punto di riferimento di questo Monte San Biagio. Rinaldi prova a venire in avanti, passaggio verso Cagliazzo, la chiusura di Pasquale, ancora una volta perde il pallone. Pallone che sarà giocato dal Monte San Biagio, De Santis per Cagliazzo, Sarra l'ultimo tocco suo. Palla che sarà da giocare per De Santis. Sar cespica sul pallone, consegna un altro fallo laterale. De Santis, ennesima battuta per lui, potremmo definirla così,
Altro pallone che va fuori, questa volta è per il Formia la sfera. Può ripartire allora la squadra con Pasquale. Di testa Raspaolo in avanti, Altobelli serve verso Frascogna, quasi un libero aggiunto adesso il portiere a cercare di nuovo Altobelli. Lo scambio nello stretto, distica bene la matassa però il Monte San Biagio. Pasquale a cercare per vie centrali, non ci sono compagni però in quella zona. Interviene Pepe, Raspaolo, cercare Zaccaro, abbastanza lontano però dalla traiettoria del pallone Zaccaro, non può intervenire. Lancio in avanti adesso per la squadra con Mallozzi, va il Monte San Biagio, prova a puntare Mallozzi, entra in area, tampona Otiero che fa ottima guardia ed esperienza, guadagna il rinvio dal fondo. Mancato un po' Otiero nel primo tempo del Formia, bisogna dirlo, forse con questo difensore centrale sarebbe stata un'altra partita. Ora ha avuto le sue ragioni ovviamente per Narella a tenerlo in panca. Non è battuto Zaccaro, all'indietro per Zar. Cercare Raspaolo, c'è Pasquale in sovrapposizione, passaggio verso Sar, il cross in mezzo verso Zaccaro di testa, non riesce a fare da torre, arriva Festa in sovrapposizione, prova a prendersi il varco per crossare, secondo palo di testa De Santis, allunga ancora Pasquale, riesce a intervenire sulla sfera, deve cercare il cross, si fa chiudere da De Santis, nulla da fare per il Formia. Potrà ripartire Frascogna. Pallone verso Battaglia. Avgul scambia con lo stesso Battaglia. Tanto la classifica si fa complicata per il Formia perché la Mistral vince a Terracina. Il Formia si trova rimontato anche dalla squadra gaetana adesso. Battaglia per Raspaolo. Prova a lanciare in verticale verso Zaccaro, in anticipo Panella. Rinvia ancora Raspaolo di testa, prova a mettere il pallone in mezzo, Pasquale di petto favorisce Tortora, va Tortora, cerca un passaggio improbabile, poi Sar la apre verso basso, basso prova a metterla in mezzo di sinistro, murato letteralmente, torna però in possesso di pallone basso, passaggio che non filtra, allora può ripartire Monte San Biagio ancora una volta con Rinaldi. Pallone perso, è rimasto a terra Rinaldi, l'arbitro non se ne ravvede, Sar la gioca, poi Pepe, c'è un giocatore a terra, crampi per Rinaldi, mette la sfera fuori mentre comincia a piovigginare sul comunale, rimane a terra Rinaldi. Piccolo stop and go, potremmo definirlo così per le due formazioni, con Rinaldi che rimane a terra. Ci sono da giocare ben 13 minuti più recupero. Esce di corsa però Rinaldi, va fuori il numero 4. Si appoggia al muro, l'arbitro scodellerà il pallone mentre sembrano esserci pronti dei cambi. Pallone riconsegnato ad Avgul. Vediamo se torna la calma anche dal punto di vista tattico. Passaggio per Festa a cercare il pallone, il numero 18 Raspaolo. Va Raspaolo, anzi il numero 15, si trattava di Tortola, 16 Tortola. Non è andato in campo per il Formia ancora Milone. Torna in campo Rinaldi, va fuori il numero 11 Caiazzo al 33esimo allora. Fuori Caiazzo.
dentro il numero 19 D'Onofrio. Questo è il cambio del Formia. Pallone rimesso in gioco. Battaglia, prova a liberare. C'è Zaccaro, il passaggio buono. Non si chiude il passaggio, ma c'è fuori gioco secondo il direttore di gara. Sarà Frascogna allora a rinviare. Pallone che spiove nella zona di Gesmundo, prova a girare. È in anticipo Avgul, per poco non ci mette il piede il neo entrato. Si tratta proprio del numero 19 D'Onofrio. Guadagna comunque una rimessa laterale la squadra ospite del Monte San Biagio. Pallone che resta lì, D'Onofrio prova a varcare. Sar chiude tutto, poi la chiusura su Mallozzi. C'è fallo da parte di Sar. Potrà ripartire ancora il Monte San Biagio in attacco. Calcio di punizione al 35esimo, posizione interessante per Mallozzi e compagni, tutti pronti a saltare in mezzo. Parte Mallozzi, ribatte la barriera, rimane il pallone inutile per quest'ultimo, ma praticamente si preferisce giocarsi la rimessa del Monte San Biagio. Non è giocato Sar, ennesimo fallo laterale su quel lato di campo. Rimessa di De Santis. Mallozzi mette giù il pallone bene, cerca il varco per il cross, esce bene dal traffico Mallozzi, il pallone è utile per il Monte San Biagio. Prova il Formia ad allontanare, Gesmundo in possesso di palla. La chiusura di Sar, forse un fallo di mano, pallone rilanciato in avanti, non ci sono maglie granata in quella zona però. Raspaolo, anzi basso alla ricerca del pallone, frana a terra, può ripartire la squadra di casa. Pallone controllato, poi c'è fallo da parte di Parisella ai danni del numero 16. Si trattava di Tortora, Pepe lancia subito in avanti a cercare Zaccaro, anticipato dal Tobelli. Sono saltati un po' gli schemi nel Formia che adesso la mette in avanti a cercare il tocco di classe dei propri uomini. Alto Belli spazio in avanti, c'è il controllo da parte di D'Onofrio, lancio in avanti, preso in controtempo Gesmundo, pallone che finisce fuori, rimessa che sarà al 37esimo della squadra di casa. Pasquale va a cercare Avgul. Pallone giocato dal Formia, non filtra, c'è la chiusura di parte di Panella. Ancora in avanti il Monte San Biagio, sfera fuori, può recuperare metri dalla formazione del presidente Maddaluna. Tra il momento il Formia le sta provando tutte ma non trova la via della porta. La squadra del presidente Falco in questo caso ci ha provato in vari casi, in vari modi, ma chiuso bene il Monte San Biagio. Tanto bello questo duello nello stretto, prova Raspaolo a venire via, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Pallone che è ancora lì, Mallozzi, c'è la chiusura, ottima la parte di Battaglia. Poi riparte il Formia con l'ennesimo tentativo da parte di Festa. Passaggio a cercare Pepe, Sar. La gioca per Raspaolo, Pepe. Ancora Raspaolo, il cross cercato in mezzo dove manca però la presenza di Zaccaro, defilato sulla fascia, va a basso, porta il pallone, potrebbe crossare, non trova il varco però, ancora basso il cross in mezzo di Pasquale, non ci arriva per pochissimo Tortola. Ancora Zaccaro in possesso palla, prova a prendere l'immagine per il tentativo di cross, c'è Festa, si propone, Zaccaro ancora non la dà, poi perde la pila con la sfera e qui sbaglia Zaccaro, può ripartire il Monte San Biagio. In anticipo secco Battaglia, riparte con Avgul, Sar,
battaglia. Prova a uscire in mezzo a due uomini, trova il varco ma subisce fallo da parte del giocatore del Monte San Biagio. Palla ferma e calcio di punizione a favore del Formia, che agli ultimi 6 minuti più recupero per cercare di recuperare. L'arbitro blocca, bisogna ripetere l'operazione mentre ha smesso di previgginare. Slav Gull a giocarla, ma c'è un giocatore del Monte San Biagio a terra. Un po' di tensione per i giocatori del Formia, che ovviamente non ci stanno a perdere tempo prezioso. Un bel capannello, Raspallo 3 più nervosi adesso. Si attende di poter ripartire mentre c'è un bel po' di nervosismo soprattutto per gli attaccanti del Formia. Si riparte, Festa, passaggio in avanti, non passa Tortora, esce palla a piede il Monte San Biagio, il passaggio di Gesmundo, non c'è fuori gioco, Avgulla la disperata, palla che rimane comunque utile, Gesmundo alla caccia del pallone, arriva anche D'Onofrio, il tiro di D'Onofrio murato ma praticamente Avgul ha negato il gol a Gesmundo intervenendo da difensore aggiunto. Ci sarà corner in una gara che in questo secondo tempo è stata avidissima di occasioni da rete. Calcio d'angolo, pallone teso in mezzo, Autiero allontana, poi Zaccaro interviene su di lui, Altobelli, palla che scivola verso Avgul, può ripartire su questo lato da Spaolo, messo giù da Spaolo da parte di De Santis, e qui l'arbitro arriva col cartellino giallo, ammonito al 41esimo De Santis. Primo ammonito per la squadra ospite, pallone che rimane per Raspaolo. Va il numero 15, il lancio in avanti, in anticipo proprio De Santis, va alla caccia del pallone Sar, riesce in qualche modo a sradicare la sfera dai piedi dell'avversario, serie di scontri, De Santis prova a salutare Secco, tocca a lui per ultimo, rimessa guadagnata da Tortora, Pasquale, tutto chiuso, allora deve tornare indietro per Battaglia, cambia gioco Battaglia a cercare Festa, controllo di Festa che poi però si trascina il pallone fuori, pallone che sarà giocato dal Monte San Biagio, la giocata a cercare Gesmundo, con il Monte San Biagio che non ha ovviamente nessuna premura di ricominciare il gioco. Parisella, con il lancio in avanti di Parisella, Avgul deve fare un po' gli straordinari su D'Onofrio, pulita la sua uscita ma ovviamente costretto a fare gli straordinari dalla propria difesa. Pasquale, c'è Sar in sovrapposizione, servito Sar, cerca il tunnel, pallone che rimane lì, torna dietro da Autiero, Pepe, va Pepe, prova a prendersi spazio su Mallozzi, ancora Pepe, tutto chiuso però il Monte San Biagio che porta pressing fino al 90esimo. La Rocca ha messo giù una squadra con tanto pressing, è un reparto offensivo veramente fenomenale, tanto si alza il cartellino giallo per Mallozzi, ammonito Mallozzi al 43esimo del secondo tempo. Calcio di punizione, 2 minuti più recupero per il Formia, più recupero
vediamo quanto minuto. Festa, pallone che spiove in aria, non ci arriva Battaglia. Pasquale prova a rimetterla in mezzo, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Battaglia lotta su questa sfera per cercare almeno di recuperare qualcosa in proiezione offensiva. Battaglia, pallone toccato fuori, ci sarà angolo. Ancora un pallone da scaraventare in mezzo allora da parte di Raspaolo. Parte il corner di Raspaolo, secondo palo, Battaglia di testa, prova a fare da torre, ha battuto Zaccaro, non c'è fallo secondo il direttore di gara, preso comunque una ginocchiata il numero 9, capitano del Formia, Autiero su di lui, aggressivo, Mallozzi. Riparte la squadra di casa con Tortora arretratissimo in questo frangente. 6 minuti di recupero, bello nutrito nel secondo tempo il recupero. De Santis, pallone alzato, Zaccaro prova a prendersi posizione, la rovesciata di Zaccaro, risponde presente Frascogna, bella l'azione ma prosegue ancora Frascogna in due tempi, riesce a far suo il pallone Frascogna al 45esimo, determinante su due azioni del Formia, poi rimane a terra. Aveva preso spazio Zaccaro. Si ripartirà allora proprio con il portiere del Monte San Biagio. Qui forse fallo, infatti è così, su Festa. Pronto un altro cambio nel Monte San Biagio. Calcio di munizione per il Formia che adesso alla disperata prova a trovare la rete del pareggio. La battuta di Pepe direttamente su Frascogna, non riesce ad arrivarci Battaglia. Tortora rimpallato, allora che torna da Pepe, poi Autiero, e qui Autiero torna addirittura su Avgul, il rinvio di Avgul svirgolato. Mallozzi con calma su Parisella, prova a puntare Sar, e qui è partito Donofrio, non c'è fuorigioco, prova a puntare Avgul, il passaggio verso Mallozzi, c'è fuorigioco adesso da parte di Mallozzi, gol annullato al Monte San Biagio, ma era fuorigioco. Raspaolo prova a ripartire, Zaccaro chiuso da Altobelli, poi De Santis si lotta su questo pallone. Tutto la peggio De Santis, adesso crampi per lui. E qui piccolo siparietto, ammonito Raspaolo. Ammonito Raspaolo, mentre De Santis è rimasto senza maglia. Finita la giocata a pallone! Piccolo siparietto. Adesso il pallone dovrebbe ricominciare. Sfera che sarà da giocare, ma c'è il cambio. Il direttore di gara concede il cambio allora. Fuori Mallozzi. Mallozzi. Out dentro il numero 15 per la squadra ospite al 48esimo del secondo tempo, va in campo Rosati. La punizione è qua dietro. Mentre guadagna l'out Mallozzi. Si ripartirà con il Monte San Biagio in possesso palla. Pallone in mezzo, prova a intercettare Donofrio.
Lo accompagnano verso l'uscita i difensori del Formia. Ancora un pallone utile, però prova a rientrare sul destro, il passaggio verso Gesmundo. Arriva Festa a Pepe a cercare di chiudere. Per il Monte San Biagio che prova a chiudere in attacco. Sarebbero tre punti d'oro questi per Mister La Rocca. Intanto adesso c'è il fallo. Parte il Formia, lancio lunghissimo, cercare in attacco di testa, il pallone toccato da parte di Battaglia che adesso ha preso la posizione di attaccante aggiunto. Però Battaglia di testa, la spizza verso Zaccaro, prova a far passare il pallone Zaccaro, non c'è fallo secondo il direttore di gara. Prova ad alzare a Campanile, il colpo di tacco da parte di Basso, bello ma non utile a quella che è la funzionalità del gioco in questo frangente. Palla che ripartirà da Frascogna mentre praticamente è finito il recupero. Solo minuto a disposizione della Formia. Ovviamente ci sarebbe da recuperare tutto il tempo che è intercorso tra i campi di De Santis e il cambio da parte di Mallozzi, ma ovviamente non è che in pochi secondi puoi recuperare una gara, ci puoi tentare. Gesmundo fa buona gestione di palla adesso, cercare il passaggio verso Parisella, rilancia ancora in avanti Autiero. Zaccaro lotta come un leone su ogni pallone, Pepe sbaglia in questo caso il passaggio, non può arrivarci Basso, abbastanza stanco il numero 11, ha speso tantissimo. Avgul accompagna il pallone all'uscita, pronto al rinvio. Un momento decidono i due gol di De Simone nel primo tempo. Formia ha solamente accorciato le distanze con Basso nel secondo. Tanto il controllo di Battaglia, non può arrivarci nessuno sulla sfera. Quello di Formia che prova a rimbalzare contro il muro del Monte San Biagio. Qui perde il pallone la squadra formiana, Autiero lo recupera, Tortora su questo lato per Raspaolo, scodella ancora in mezzo verso Battaglia, non riesce ad anticipare l'avversario. Altobelli di ginocchio addirittura, allontana Sar. Pasquale, ennesimo pallone all'Ave Maria, lanciato in avanti di testa Pepe, poi Battaglia, il pallone appoggiato verso Frascogna. Dovrà giocarla Frascogna, lancio in avanti. Tanto finisce qui la gara, vince il Monte San Biagio, porta a casa i tre punti. La doppietta di Simone capitalizza mentre il Formia perde una bella occasione purtroppo. Termine 2-1, doppietta di Simone, Basso per il gol dei formiani. Monte San Biagio che scavalca proprio il Formia. E ovviamente adesso staremo a vedere i risultati della giornata, come evolverà la classifica delle due formazioni. Sicuramente la squadra di Pernarella paga gli errori difensivi del primo tempo. Io ringrazio Gennaro Vernetti che ha guidato la parte tecnica della nostra gara, e linea che va al post gara, alle interviste. Mister La Rocca, complimenti per la vittoria a Monte San Biagio. Ordinato, cinico e quasi essenziale. Non è un caso oggi vedervi in quelle posizioni in classifica a questo punto. No, devo fare complimenti ai ragazzi. Hanno fatto una grande partita, un grande primo tempo, suggellato con due gol, potevano essere anche di più. Poi al secondo tempo c'era da aspettarsi il ritorno del Formia. Comunque è una buona squadra, una grande squadra, attrezzata per vincere il campionato. E veramente devo fare un elogio ai miei ragazzi che hanno fatto una partita encomiabile. Una classifica che adesso si è accorciata di tantissimo, e perché no, tutti temono questo Monte San Biagio. Ma noi, come ripeto dalla prima giornata, andiamo partita per partita. Ora abbiamo il Roccasecca domenica, che sarà una gara insidiosa, e non ci facciamo programmi perché non è nel mio costume fare programmi, ma pensare partita per partita.
Lì davanti c'è un trio d'attaccanti che veramente fa invidia a tante squadre di promozione, non solo. È uscito però De Simone acciaccato, come sta l'attaccante? Ma non benissimo, valuteremo in settimana le sue condizioni, vedremo, ma ci stanno sostituti all'altezza come Gesmundo, come Donofrio che entra al secondo tempo, e devo ringraziare per questo il presidente che mi ha messo a disposizione una rosa competitiva per giocarcela tutte le partite. Sono 8 le squadre che si stanno giocando questo campionato, tra queste 8 il Monte San Biagio terrà duro fino alla fine. Sicuramente terremo duro, sicuramente ci alleneremo duro, sicuramente faremo tanti sacrifici per portare ancora più convinzione nei nostri mezzi. Noi siamo una squadra, tra parentesi, giovane, ma a parte qualcuno un po' più di esperienza, gli altri diciamo come Altobelli, come Luca Parisella, Malozzi diciamo, ha più esperienza rispetto agli altri, però noi stiamo crescendo partita per partita e questo mi dà grande motivazione e grande entusiasmo per il futuro. Mister Pennarella, un Formia punito dal Monte San Biagio che ha fatto la sua gara pulita e rispettabile, ma è un Formia che ha pagato carissimo i propri errori. Bravo, pronti e via, partire 0-2 non è facile per chiunque, ma su 0-2 di errori clamorosi nostri, quindi penso che qualsiasi squadra avrebbe fatto fatica a riprendersi. Difatti tutto il primo tempo non abbiamo giocato perché proprio eravamo fuori di testa, non facevamo passaggi, sbagliavamo. Quei due errori nostri difensivi pagati molto molto a caro prezzo, ma questa è diamo continuità a degli errori che noi facciamo in difesa purtroppo. Anche domenica scorsa a Ermada abbiamo fatto, col Vodice in casa l'altra volta qui. Non era facile ripartire, loro hanno fatto, come hai detto te benissimo, la loro onesta partita, hanno vinto meritatamente. Penso chiunque, qualsiasi squadra che parte da 0-2 e ha solo un tempo di tempo per recuperare la partita, non ce l'abbiamo fatta, anche se abbiamo fatto il 2-1, poi hanno meritato. Devo fare due domande scomode che purtroppo però echeggiavano in tribuna. La scelta della linea difensiva con Autiro fuori e Pasquale al centro della difesa, faccio due nomi perché questi sono i nomi che circolavano in tribuna, e poi il perché un Formia così nervoso nel secondo tempo. Allora, Autiero si è fatto male con il Vodice 15 giorni fa, si è allenato giovedì a parte e ha fatto sabato l'allenamento e mi ha detto: mister, se vuoi sto a disposizione. Avendo un giovane a Grillo squalificato, devo far giocare un giovane in difesa. A quel punto lì ho optato per che giovedì si è comportato molto bene nella partita con l'Ausonia, quindi è stato promosso. Poi oggi ha fatto degli errori, però è un ragazzo e purtroppo bravissimo. Purtroppo quando io dico che i giovani, il problema grosso dei giovani qual è? L'importante è che non ti creano problemi. E oggi purtroppo ha sbagliato, ma è un ragazzo molto umile, sa che ha sbagliato e sta giù. Quindi cerchiamo di recuperarlo, perche poi è un giovane. Anche il fatto di non cambiarlo? Assolutamente no, l'avrei massacrato del tutto, però ci può stare, lo sbagliano i grandi, il gol in difesa, quindi può sbagliare anche il ragazzo, solamente che come sbagliamo noi, gli altri sono bravi ad approfittarne al 100%. Prossima gara bisogna subito risalire su questo treno delle 8, perché il Formia sì, oggi ha perso un'occasione importante, perché virtualmente si poteva essere secondi in classifica, non sono andati via le battistrada, ma adesso si è ancora di più appiattita quella parte alta del podio. Sì, prima ti rispondo al fatto del nervosismo della squadra del secondo tempo, ma perché i ragazzi hanno delle qualità importanti tecnicamente. Poi alla fine partire, ecco, come ho detto prima, partire con l'handicap di 2 gol, la testa non funziona e fai degli errori nervosi e ci può stare, però ecco, adesso archiviamola, pensiamo a dove abbiamo fatto gli errori, cercare di migliorarci e pensiamo alla partita di domenica prossima ad Anitrella, che dobbiamo fare un'ultima spiaggia quasi. Un'ultima spiaggia, pure qualche tempo fa c'era il Paliano, stava a metà classifica, ha fatto 5 vittorie di seguito e sta lì. La cosa buona è che
sarà l'ultima spiaggia per primo posto, però poi ci sono secondi, terzi posti, ancora ci sono altri scontri diretti. Noi, io l'ho detto, noi siamo una squadra importante, ma ci sono due o tre squadre superiori a noi come blasone di giocatori di rosa, però noi siamo il Formia, noi cercheremo di mettercela tutta per cercare di stare lì sopra insieme alle altre fino alla fine.